Amici telespettatori, eccoci con amici telespettatori e amici del web. Sapete benissimo la forza mediatica di andare sia in TV sia appunto online. Siamo in casa di Confartigianato Taranto, una puntata appunto organizzata da Confartigianato Taranto per Confa TV. Affrontiamo un tema di estrema attualità. Viviamo l'emergenza Covid ed è opportuno tutelare, promuovere, difendere i negozi, le attività di vicinato, che di prossimità, quelle per intenderci della città vicino a casa nostra, per evitare che vengano schiacciate dal commercio online, dalla grande distribuzione. Tutelare queste forme di attività significa in fondo tutelare noi stessi. E allora andiamo subito a salutare gli ospiti. Il padrone di casa, Fabio Paolillo, segretario provinciale di Taranto, appunto di Confartigianato. Maria Antonietta Brigida, presidente provinciale di Taranto di Feder Consumatori. E Domenico Votano, presidente provinciale di Taranto di Adoc. Quindi delle espressioni appunto dell'artigianato e delle realtà, delle associazioni a tutela appunto dei consumatori. Beh, voglio essere, giusto essere cavalieri, e iniziamo da Maria Antonietta Brigida. Viviamo una, poi parleremo anche degli aspetti psicologici di questa emergenza Covid, perché poi gli aspetti psicologici determinano, influiscono terribilmente sulle nostre scelte. E allora, dicevo, Brigida, intanto questa necessità di difendere le piccole attività commerciali. In fondo, dicevo, queste attività commerciali altro non sono se non noi stessi, perché il cittadino comune, quello che vive la vita di tutti i giorni, è l'esercente della piccola bottega, della salumeria, del panificio. Menziono queste per menzionare chissà quante altre attività. E viceversa, con la grande distribuzione si vive anche un rapporto impersonale, per non parlare poi della realtà online, dove veramente il contatto proprio umano è inesistente. Sì, grazie per questa domanda. Volevo ringraziare Paolillo per aver invitato anche le associazioni dei consumatori in una interessante chiacchierata su questo tema fondamentale. Purtroppo è un anno orribilis, annus horribilis. Ecco, io lo chiamerei bastardo, un anno che non abbiamo nessuna capacità, dobbiamo dire la verità, di difesa, se non una distanza tra persone e anche un allontanamento sociale, che è la cosa più grave che avviene in questo periodo. Ecco, Brigida, mi consenta. Vedete gli amici ospiti con le mascherine. Io non ho la mascherina, non perché sia negazionista, solo gli idioti sono negazionisti, ma perché comunque essendo garantito il distanziamento, non l'ho messa, anche per non appannare gli occhi. Ma la loro è una scelta, ma ripeto, le prescrizioni, le normative sono assolutamente rispettate. Lo dico perché sennò potrei sembrare la pecora nera. Assolutamente no, lo sappiamo, capiamo anche questo, perché anche per noi è molto difficile lavorare o chiacchierare avendo la mascherina, ma sappiamo che questo è lo strumento che può difenderci da questo nemico invisibile che non conosciamo. E quindi, giusto come diceva lei prima, in questo periodo molto molto
così, ma non si può definire brutto, ma bastardo, come dico io, come lo chiamo, noi abbiamo imparato, noi consumatori, abbiamo imparato ad apprezzare il negozio, il piccolo salumaio, il piccolo ortofrutta. Il bottegaio, in una sola parola. Il bottegaio perché? Perché sono stati quelli che sono stati vicini ai cittadini. Cioè, sono loro che ci hanno consentito di avere il minimo indispensabile. Consideriamo, no? la persona anziana, la vecchietta che riceve a casa la spesa magari avrebbe difficoltà a muoversi. Hanno fatto un servizio a domicilio fondamentale e noi abbiamo aiutato a metterli in relazione come associazione dei consumatori. Questo tipo di, quindi noi privilegiamo questo tipo di attività, come per esempio il piccolo artigiano, stando in casa abbiamo fatto entrare il piccolo operaio o l'amico che abita nelle scale, che è un idraulico che non conoscevamo ma che abbiamo scoperto. Il fabbro, il muratore, qualsiasi, cioè, ecco, tipo di attività. Sicuramente ci lascerà qualcosa, ci ha lasciato qualcosa di brutto, ci lascerà qualcosa di brutto, di tristezza, di rammarico, però forse abbiamo imparato ad apprezzare più le cose che abbiamo vicino a noi, no? Abbiamo visto nei quartieri. Riscoprire una nuova umanità, anzi una vecchia umanità. Bravissimo. Quella che ripeto, io vengo da una generazione, quando sono nato non esisteva Facebook, non esisteva tutta questa gran casciara del web. È giusto, per carità, che il progresso, che la tecnologia vada avanti, non dobbiamo essere gli uomini di Neanderthal, però poi ho paura che il rapporto umano davvero si perda, anche a livello proprio linguistico, a livello verbale. Notavo, io ho 48 anni, e notavo che una volta era così bello mettersi al telefono e farsi una chiacchierata. Oggi vedo i ragazzi, giovani, ventenni, che dialogano a colpi di WhatsApp, di audio WhatsApp. Sì, sì, ormai, voglio dire, siamo stati presi. Non c'è il contraddittorio. È la solitudine, che non è una solitudine della persona che sta sola in casa, ma è la solitudine sociale che ci sta colpendo, è la cosa più grave. E con queste quella. Attività noi riscopriamo. Perfetto. Anche la parola amica, la chiacchierata. Perfetto. Il consiglio, anche il senso di solidarietà che ti può dare, dico, per dire, l'idraulico, lo chiami. Certo. E in qualunque momento viene, non cerca di instaurare, si instaura un rapporto umano che viceversa ci renderebbe pezzi di acciaio. Certo. Non vogliamo demolire, naturalmente non siamo per demolire gli acquisti, no? Come dire, anche online, perché capita che si ha bisogno, però, ma farli diventare costume non è una cosa, ma nella precarietà andrà bene pure, però noi stiamo dicendo attenzione, abbiamo fatto dei questionari, li abbiamo distribuiti, come hanno vissuto i consumatori questo periodo, e nell'elaborazione di questi questionari abbiamo riscoperto quello che le dicevo prima, che tantissimi consumatori hanno riscoperto il vicinato. Ecco, Domenico Votano, poi andrò da Paolino, ma Paolino, per sua galanteria, ha detto voglio dare la priorità, diciamo, agli ospiti. Domenico Votano, presidente provinciale di Taranto Dialo, e faccio una domanda però che gli amici telespettatori, gli amici del web si porranno. Sì, è vero, è bello riscoprire il rapporto umano, però poi quando, come si dice a Taranto, la moneta si fa piccola, quando ci sono ristrettezze economiche, fino a che punto io risparmio andando dai negozi di vicinato? Anche questo, cioè il consumatore, la massaia, la signora Maria che deve spaccare il centesimo, che deve fare purtroppo giochi di equilibrismo finanziario, e a un certo punto può anche dire ma io online risparmio. Buonasera a tutti, ai spettatori del web e della TV. Del canale TV, ringrazio Fabio Paolillo per l'invito, sempre preciso e puntuale, a invitarci in queste
in queste argomentazioni. Allora, parto solo dicendo, il negozio, il piccolo negozio, il negozio di vicinato è il cuore pulsante di qualsiasi città, è il cuore e va preservato. Per quanto riguarda, rispondo alla vostra domanda, i costi è sempre relativo rispetto alla quantità o alla qualità che si vuole trovare. I negozi di vicinato puoi trovare lo stesso costo rispetto anche a un'offerta fatta da una scegliere data. Quindi bisogna saper scegliere, logico che è cambiato anche la modalità di acquisto dei consumatori, ora si compra il necessario e non si compra più tanto per le famose provviste, non ci puoi sono più, puoi comprare la provvista da tenere nel surgelatore, ma quella è giusto per casomai viene quello, casomai viene questa è la massaia, viene detto così, ma i costi o la qualità la compri anche e soprattutto dal negozio di vicinato, la trovi, la puoi trovare al supermercato. Vogliamo fare il... ti devi spostare per andare al grande supermercato, devi comprare la macchina, devi utilizzare la macchina, ci sono dei costi, vabbè non c'è il parcheggio ai grandi supermercati, però il rapporto qualità-prezzo e il piacere di andare a un negozio. Non c'è il problema del parcheggio, aveva detto non c'è il parcheggio. Non c'è il parcheggio là, voglio dire, non c'è il problema del parcheggio. Parcheggio, ecco. Del parcheggio, il costo del parcheggio. Però la qualità, il costo e il calore che trovi andando a un negozio di vicinato al bottegaio non lo puoi trovare. Oltretutto, Votano, c'è da dire anche un'altra cosa, che c'è tanta gente anziana che non guida la macchina. E che di tanto in tanto può essere accompagnata, ma la propria indipendenza, parliamo, scendere di casa e andare a comprare il pane, la frutta, la verdura, se parliamo le di mozzarelle, questo periodo, anche in tempi di restrizione in cui non si poteva andare dalla persona anziana, i negozi di vicinato hanno fatto parlo di esperienza personale, il negozio di vicinato è stato vicino alla mamma o alla zia che aveva bisogno. Negozio di vicinato, un rapporto intimo con la famiglia di origine, si conoscono, sanno tutto e quindi il rapporto, sanno i gusti, le preferenze, sanno tutto. E parto anche un rapporto di fiducia che nasce dal tempo, perché molti negozi di Taranto hanno generazioni e generazioni di famiglie conoscono generazioni di quei negozi. Ma io le dico di più, a me piace andare da tutte queste piccole recarie, da queste piccole attività, perché dicevo prima si crea, si rafforza il rapporto umano, allora c'è quella parola amica, c'è quella confidenza, c'è quella battuta, è un po' come andare al bar, no? Quando si prende il caffè al bar, uno dice ma lo potrei prendere pure a casa mia, no, perché al bar fai la chiacchierata e fai la battuta sulla squadra di calcio e fai la battuta sulla politica, ti sfoghi anche su un fatto che ti è capitato e trovi un interlocutore, non trovi la freddezza dello schermo, del prodotto. Del web. Forse noi siamo di un'altra generazione, certamente, dirlo oggi a un ragazzino di 15 anni non è semplice, però dobbiamo educare i più piccoli ai valori umani, perché sennò veramente diventiamo degli autonomi. Infatti noi nelle scuole lo portiamo questo messaggio. Fabio Paolillo, intanto sono onorato di condurre queste trasmissioni nell'ambito di ConfaTV, questo strumento appunto che Confartigianato ha voluto per poter realizzare questi confronti, questi dibattiti nell'interesse del cittadino, vuoi sul web, vuoi in TV, sul digitale terrestre. Mi viene una battuta del segretario provinciale di Confartigianato, dovremmo dire l'artigiano ti dà una mano in termini appunto di fiducia innanzitutto, di consapevolezza, di conoscenza, e la fiducia oggi è un qualcosa che non si compra online. No, certamente, poi non voglio rischiare di ripetermi perché quanto ho già ascoltato ha abbondantemente rappresentato la situazione oggi. L'artigiano ti dà una mano nel senso che l'artigiano è sempre esistito. Se noi dovessimo immaginare quanti prodotti o quanti servizi noi giornalmente fruiamo dagli artigiani,
di un pianeta pazzesco. Noi da quando ci svegliamo la mattina, no? Abbiamo a che fare con prodotti o servizi che fanno sterneggiare. In questo momento si sta giocando... Non dica a me che sto ristrutturando la casa e sono diventato un amico degli artigiani. Quindi, a maggior ragione. Il problema è che adesso stiamo vivendo una profondissima crisi. Non parliamo a livello nazionale, noi dobbiamo concentrarci adesso a livello locale, perché a livello nazionale ci pensano, insomma, i nostri governanti. Quando hanno le idee chiare, perché sono un po' confusi. Nel nostro territorio la situazione è abbastanza preoccupante. Lo era già prima del Covid, figuriamoci adesso. Prima di questa, come nasce questo argomento di questa sera, è perché ci siamo fatti un'ennesima passeggiata per il centro, ci siamo fatti un'ennesima passeggiata per le periferie, siamo stati in alcuni comuni della provincia e sembra strano dirlo, ma la preoccupazione di adesso è proprio tanto la città. Lo dicevo prima. Sta peggio dei comuni, dei paesi. Sta molto peggio dei paesi. Martina non vive, eppure le difficoltà ce l'ha, ma Martina, prendo o Castellaneta, dove sono andati anche, non vivono nelle dovute proporzioni questo tipo di problemi, anche dal punto di vista visivo. E noi dal punto di vista visivo, percorrendo ormai il borgo, che cos'è rimasto a borgo? Di vivo? Le saracinesche chiuse. Quello è morto, non è vivo. Sono rimasti alcuni sprazzi di note vie, di bardi, un po' di Viappino, ma il resto è ormai desertificato. Ed è desertificato nel peggior modo, abbandonato. Cioè, la serrata chiusa è un conto, la serrata chiusa e l'immobile abbandonato è ancora peggio. Dobbiamo uscire purtroppo da questa cappa, da questa grossa, come dicevo, da questa grossa cupola dell'avvertenza della grande industria, perché questa avvertenza della grande industria, che è una avvertenza serissima, gravissima, ambientale, occupazionale certamente, però quando e se ne usciremo, sono certo che usciranno a galla tanti di quei problemi. Il problema, Paolillo, è che in un modo o nell'altro la questione Ilva, ex Ilva, non viene affrontata definitivamente, va a procrastinare. Stiamo riferendo che le attenzioni che si mettono, le dovute attenzioni, le necessarie attenzioni che si stanno mettendo a questa avvertenza, stanno trascurando assolutamente, offuscando, parlando di nubi, ci siamo tutte le altre attività economiche che portano migliaia posti di lavoro, avete voi anche. E quindi le chiedo un po' di alzare la voce, Votano. Non volevo interrompere il Fabio Paolillo, è che quando parla di attività non parla di singola attività all'interno di un'attività, e poi ci sono 4-5 dipendenti, 10 dipendenti, e quindi moltiplichiamo e vediamo i numeri della grande industria, anche con artigianato e commercio, e sono numeri che loro fanno paura. Questa deve essere una delle nostre battaglie più grandi, non nostre di Confartigianato, deve essere le battaglie di tutti, perché non c'è senso di città, un senso di civiltà se le strade sono buie, se non c'è non ci sono le saracinesche aperte, le insegne. Penso per esempio saremo quartieri dormitori che rappresenterebbero la fine di una speranza, perché di quartieri dormitori stanno parlando ormai, e quindi il Confartigianato, e credo un po' tutti ormai, stanno profondendo i massimi sforzi per far capire che bisogna riapproparci della nostra città anche dal punto di vista economico. Quindi dobbiamo avere fiducia dei nostri amici commercianti della nostra via, degli artigiani. Bisogna andare alla grande istituzione, ci mancherebbe altro, bisogna saper scegliere, bisogna saper confrontare, però bisogna farlo. Addirittura noi stiamo vivendo, perché lo viviamo anche nelle nostre famiglie, che non c'è più neanche il concetto del confronto, non ci vado proprio a quello di dire, magari costa anche di meno lo stesso prodotto sotto casa,
non lo percepisco e non lo guardo più nemmeno, vado direttamente, sì. O lì o si compra o male, che ormai è in coma, no, di questa storia. Io infatti non faccio nome dell'attività commerciale perché sennò potrebbero tacciarmi di fare pubblicità gratuita, ho scoperto che una bella attività commerciale di prodotti alimentari e non solo, ha dei prezzi che veramente fanno impallidire la grande distribuzione, ripeto, non faccio nome, però anche questo fa comprendere da un lato l'intelligenza dell'esercente, il quale dice io cerco di fare i miei conti e di acquisire una fetta di mercato che viceversa appunto perderei. Però il cittadino deve aprire gli occhi e quando arrivano i volantini anche sotto casa o nelle buche, no? Almeno fare una comparazione. Io ricordo mio padre, buonanima, che si metteva, che comparava queste varie offerte, metteva la crocetta e diceva dal tot giorno a tot giorno c'è l'offerta dell'aste lì, andiamo lì, però poi c'è quell'altra offerta della carne lì e quindi si barcamenava. Allora, Brigida, tornando al discorso, prendendo spunto dal discorso di Paolillo che parlava di questo spopolamento del borgo, ma non solo del borgo, è triste vedere tante attività commerciali che chiudono per sempre nel borgo, ma anche Trecarrare. C'è anche un borgo di serie B, lontano dalle luci, dai lustrini di via d'Aquino e via di Palma, c'è via Principe Amedeo, ci sono le varie traverse, via Pisanelli e quant'altro. Voglio dire, cosa fare per far sì che queste saracinesche non chiudano? Perché molte sono, purtroppo hanno chiuso e il discorso finisce qui. Ma per evitare che si assista davvero a queste emorragie, allora il commerciante deve ingegnarsi anche a livello proprio di prezzi, però poi occorre anche un supporto istituzionale degli enti locali, innanzitutto comune, regione, perché bisogna dare aiuti anche a livello fiscale in ogni modo. Sì, ora devo dire che per quello che è il nostro osservatorio possiamo vedere che da parte dei cittadini, devo dire, c'è un avvio di resilienza, cioè il cittadino si sta svegliando, sta mettendosi in gioco, quindi c'è questo modo diverso di concepire la propria città. Ancora sono pallidi, no? Come dire, azioni. Però ecco, da un po' di anni vedo che il cittadino è più attento alla propria città, è molto più attento. E il fatto di dover guardi i piccoli movimenti, le azioni che stanno svolgendo nei piccoli quartieri, sta a significare la loro esistenza, il loro impegno, e dicono alle amministrazioni: noi ci siamo, vogliamo essere aiutati perché ci siamo e quindi dobbiamo collaborare insieme. Noi di progetti con le amministrazioni comunali non ne abbiamo fatti. Anche con una certa detassazione. Ma questa cosa c'è però, adesso credo che adesso ci sia l'abbattimento dell'IMU, no? Per tutte queste azioni che i poveretti hanno subito, c'è il pettinato operai, la cassa integrazione. Però devo dire che il cittadino consumatore è molto più attento, perché non casca più dietro al volantino, ma è un consumatore attento, perché dietro si è accorto che dietro al volantino e le offerte dei grandi supermercati c'è sempre la fregatura. Bravo, c'è sempre un minimo di fregatura. E allora comincia a capire e dire: ma io mi devo andare a spostare, come dicevo il volantino prima, mi devo spostare per andare a un TikTok di supermercato quando lo stesso prodotto me lo trovo qui. E magari se avessi letto meglio quel giorno che sono andata, avessi visto che l'offerta è vero che costa 5 euro, ma sono 700 grammi. Lì lo pago 6 euro, ma è un chilo. Cioè, basta leggere queste cose e ti rendi conto che la gente sta imparando. Posso dire una cosa però? Sta imparando. Quando vedo quello 0,99, sì,
in centesimi, credetemi, io divento una belva. Perché da 3,99, mettere 3,99 anziché 4 mi sembra una presa per i fondelli, cioè offendere l'intelligenza, perché è vero che 3 non è 4, però 3,99 non è che la vita cambia per un centesimo. Questo, che ha messo questo è una furbata. Eh sì, ma sa però, che è cominciato? Sei giovane, voglio dire. Io, mica tanto. Insomma, io... Chi ha cominciato, se ce lo ricordiamo almeno noi, quando cominciarono i negozi Benetton, il maglione Benetton non costava 6.000 lire, costava 5.999. È iniziato quello. Quelli hanno cominciato a mettere, perché io che politica, tempo fa, prima di essere, politica, cioè, vengo da una vita di commercio, nel senso che i miei genitori, mio padre era confartigianato, uno dei vecchi, come dire, padri di questa associazione. E mi ricordo che quando si andava a comprare il maglione della Benetton, tu non lo pagavi 6.000 lire, lo pagavi 5.990. Stratagemmi. E se poi ci sono stratagemmi che hanno sì, creato... Però... come dire, sono antipatici, hanno qualcosa che certamente sì, condiziona, certo, l'immaginario, certo, collettivo, certo. Però a me sinceramente innervosisce, certo, una cosa del genere, proprio innervosisce, anche perché poi non c'hanno il resto, cioè, come, quasi pensassero che il consumatore sia un deficiente, ma per tanto tempo hanno pensato al consumatore grande deficiente, invece ora. Allora, Votano, in questo periodo di Covid, l'attenzione certamente delle associazioni a tutela dei consumatori si è moltiplicata, perché magari ci possono essere delle situazioni particolari che, come dire, potrebbero mettere in difficoltà, potrebbero ingannare il consumatore preso dall'emergenza. E queste cose, diciamocelo, accade più con i furbetti o i furboni o i furbastri delle grandi multinazionali, delle grandi attività, piuttosto che, diciamo, al bottegaio. Il bottegaio può fare il lucro sul grammo in più, sul grammo in meno, però diciamo ci sono degli stratagemmi internazionali di grandi colossi della distribuzione che appunto in un momento di particolare difficoltà possono ingannare, possono irretire il consumatore e portarlo a spasso. Ecco, voi associazioni, nella fattispecie la sua, l'ADOC, come vi state muovendo? Ci sono state delle situazioni particolari che hanno visto vittima il consumatore? Ora parliamo in generale, no, ho detto allora, la grande distribuzione, io... come potete dire anche il piccolo commerciale, ma in generale? C'è stato diretto, parlo di esperienze personali, non parlo di cose avanti sentite, solo c'è stato solo un attimo di sbandamento sui costi accessori dovuti alla sanificazione che venivano fatti ricadere sul consumatore, segnalazioni su devi pagarmi la mascherina che entri, segnalazioni dirette, però devo dire essere sincero, l'abbiamo subito diramati anche direttamente con Fabio Palillo. Il bello di questa città, che le nostre associazioni di consumatori, con qualsiasi altra associazione di categoria, un rapporto diretto, chiamano e vanno subito a chiarire le situazioni. Do merito a Fabio che è sempre disponibile. Quando mi arriva una segnalazione, io in merito alla situazione cambio, chiamo subito l'associazione controparte. Niente, non ho sentore che le grandi ditte o le grandi aziende online abbiano potuto sfruttare la situazione. Solo penso, se parliamo di Covid, solo il periodo dovuto ai costi delle mascherine, che è quello, ho solo quello io da segnalare e quant'altro, quando si sono avuti i costi di mascherine,
addirittura alti, liberamente. Ci siamo andati pesanti come associazioni, non ho altre segnalazioni, perché d'altronde il cittadino, il suo consumo giornaliero era sempre limitato. Le FFP2 a un certo punto erano salite alle stelle, proprio una speculazione. Partendo dalle farmacie fino ai grossi centri, partendo dalle farmacie. Una FFP2 il cui costo medio è 2,50 euro, ecco, venderla a 15 euro mi sembra un po'. Sono state segnalate alle autorità queste. Ma nell'ultima riunione fatta, ringraziando il prefetto che ci ha accettato, abbiamo segnalato al prefetto di queste situazioni. Prefetto dicendo non è che abbiamo tante forze d'ordine da poter controllare tutto, però noi abbiamo chiesto al prefetto di Taranto, ci ha accettato, di fare un osservatorio su prezzi in questa situazione per controllare la situazione. L'abbiamo chiesto al prefetto un osservatorio sui prezzi. Paolillo, stiamo parlando della figura del piccolo commerciante, dell'artigiano, che certamente dobbiamo tutelare, però il nostro apporto, la nostra vicinanza ai negozi di vicinato, passatemi questa espressione volutamente con due termini simili, deve avere anche dovrebbe avere, uso il condizionale, dei ristori adeguati. Perché se prendiamo un bar e a un bar si dice devi chiudere alle 18, per me questa è una cosa assolutamente illogica, perché quel distanziamento, quelle misure che pratichi la mattina, un momento della giornata forse in cui c'è una maggiore affluenza, considerando appunto non la colazione e quant'altro, sarebbe opportuno che questi ristori fossero innanzitutto consistenti dal punto di vista finanziario e poi anche immediati. Penso ad attività che fanno l'H24, parlo di bar, e sapete cosa significa? Che prima si lavorava 24 ore, ora si lavora dalle 6 del mattino alle 6 di sera, del pomeriggio, e quindi parliamo di 12 ore. Significa che per queste altre 12 ore in cui l'attività è chiusa, tanti dipendenti stanno a casa. In Germania i soggetti, che le attività commerciali che hanno subito giustamente purtroppo dei danni dovuti al lockdown, lockdown durissimo in Germania, lì è rossissima la zona, il ristoro consiste nel 75% del fatturato con l'IVA abbassata al 5%, cose che noi ci sogniamo. Allora dico, queste saracinesche che chiudono e che chiuderanno purtroppo, la causa di queste chiusure consiste anche nei ristori virtuali e non reali. Ma lui, so che lei le cose non le manda a dire. Le somme le potremmo tirare soltanto alla fine di questa disgrazia. Però i soldi sono quelli che sono. Basta fare un esempio, ci sono i licenziamenti bloccati, no? Bloccando i licenziamenti tu non hai la percezione di come poi effettivamente di quale catastrofe si parla, o eventualmente non ce l'ha. Non c'è questa catastrofe. Ammazzo meno fino all'ultima voce che abbiamo, all'ultimo decreto che abbiamo visto, scade definitivamente il blocco dei licenziamenti. E solo ha sentito dire, no? Perché poi le imprese si fanno venire, cercano di chiedere, di capire, si confrontano. È chiaro che oggi non stai pensando certamente ad assumere, stai pensando a come rimodulare la propria forza lavoro, perché comunque, come diceva anche la pagina Brigitte, c'è la cassa integrazione che compartecipa. Però voi avete idea di cosa, di quant'è l'importo di cassa integrazione? La cassa integrazione non è la sostituzione dello stipendio. Assolutamente, certo. E secondo determinati parametri non arrivi neanche alla metà dello stipendio. E questo
sarebbe lo stipendio che in questo momento va a, a quelle famiglie che vanno andavano a spendere fino a, vanno a spendere tutti i giorni per fare la spesa, per, certo, per mangiare, per comprarsi le scarpe. Quindi, se prima potevo avere un certo reddito, oggi quel reddito non c'è. Non l'ho perso definitivamente, ma non ce l'ho più. Ristori. Di che parliamo qui? Stiamo parlando di, dell'Italia, stiamo parlando de, della Germania. Infatti. In tutte le trasmissioni che ormai qui sto vedendo fino a notte tarda per vedere di che morte si deve morire, non ce n'è una dove non si ammette, anche, anche chi ci governa ammette che noi non siamo una Germania. E che questa è la coperta e questo ti posso dare. Il problema è che ce lo dai anche in modo complicato. Ce lo dai con il codice antico, io devo scervellare per vedere se all'epoca quando ho aperto ho inquadrato giusto il mio codice antico, e tantissime imprese si stanno accorgendo che all'epoca hanno sbagliato il codice antico e quindi sono rimaste fuori, pur essendo palesemente a vista un bar o un... tu sei fuori, sai quanti casi ce ne sono? Tantissimi. Raffronti con i fatturati. Ma il raffronto con il fatturato non è un fatto positivo, perché si vive di stagionalità, si vive, cioè se un mese è andato l'anno scorso meglio perché la stagione magari era più lunga e quindi la gente più è uscita, tu hai incassato un po' di più, ma non è, tu hai anche speso quel giorno, quel mese, no? Non è che i redditi sono aumentati rispetto al... Quindi rapportarlo al fatturato è una disgrazia. Quando arriva? Il problema è i ristori sono arrivati in ritardo. Io, problemi ci sono, Paolillo, ci sono, io però sono rimasto inorridito. Avete visto tutti quando è arrivato il debito pubblico in Italia, l'ultima cifra è uscita l'altra sera. Non so. 2,576, io l'ho lasciato che era 2,100 una volta. Paolillo, però poi io mi sento davvero impazzire, e più di me quelle imprese che subiscono questi tagli, e io mi sento impazzire quando sento dire che il Premier, quando parla di una potenza di fuoco, quando sento il presidente dell'INPS che dice abbiamo riempito gli italiani di soldi. Allora, diciamo la realtà quella che è. C'è un'emergenza Covid e si soffre, ma non creiamo aspettative. Però sono stati dati. Certamente. Bisogna dire che sono stati dati. Non c'è dubbio. La polemica di oggi è che il Premier ha detto, però alla fine comunque il paese sta reggendo bene. Insomma, mi sembra. Tutta una giornata c'è questa polemica su questa frase che ha detto. Stessi suoi ministri hanno detto, vabbè, forse almeno doveva togliere il bene, stiamo reggendo, perché poi vai a vedere e abbiamo più morti. Vabbè, lui dirà che ha voluto dare un po' di entusiasmo. Perché noi ci occupiamo poi dei problemi reali. I problemi reali sono che non possiamo, le imprese non possono seguire la schizofrenia di chi decide. Perché? Perché c'è gente che si è preparata per il Natale. Ci sono imprese che hanno investito preparandosi per il Natale, accettando l'idea che ottobre e novembre si devono fare sacrifici perché Natale lo dovevamo vivere in un certo modo. Gli errori, una certa schizofrenia dei governanti c'è. Penso per esempio, ora oggi è mercoledì, siamo in registrazione, la puntata andrà in onda venerdì, ma siccome qui i DPCM si susseguono ad horas, di momento in momento, e per esempio c'è molta incertezza per quello che dovranno fare i ristoratori, perché in un primo tempo si è detto cercheremo di portare per Natale tutta l'Italia a zona gialla e quindi consentendo il pranzo nei ristoranti. Ora si fa una retromarcia, zone rosse, insomma il commerciante, il ristoratore, organizzare un pranzo di Natale non è organizzare lo spuntino del pomeriggio. Ecco, dicevamo,
le decisioni che vengono prese, tra virgolette, schizofrenicamente, vengono prese forse in maniera troppo così emergenziale e non in modo ponderato. Premetto che veramente la pandemia ha fatto trovare impreparato il mondo, cioè non possiamo, certamente non c'era l'esperto che aveva fatto l'università per la pandemia, di come si governa la pandemia. Però sta di fatto che questa schizofrenia è stato uno dei mali peggiori per quanto riguarda la gestione. Il fatto di cambiare idea ogni 6 ore, ogni 12 ore, ogni 24 ore, certo non solo innervosisce, ma deprime anche l'imprenditore. E danneggia. E danneggia. Ovviamente noi abbiamo accettato di fare a livello nazionale, ma anche ci è stato chiesto anche dai sindaci locali dei sacrifici a ottobre e a novembre, perché si dovevano fare dei sacrifici per far sì che a Natale si poteva andare, non dico nella normalità, ma nella semi-normalità e quindi produrre reddito. Siamo arrivati a questo benedetto Natale e si sente parlare di lockdown, di chiusure, le stanno decidendo sicuramente si andrà da zona rossa, almeno quindi, per i festivi e i prefestivi. Quindi questo che vuol dire? Che si vive la giornata, ci si spaventa dei dati che escono giornalmente, certamente sono gravissimi, però esiste anche la programmazione. E poi, una gestione umorale, oserei dire. Poi non ci dimentichiamo che le imprese, tutte le imprese, tutte le categorie economiche sono state soggette a rivedere i propri sistemi di sicurezza, sia per quanto riguarda gli ambienti di lavoro che per quanto riguarda i protocolli sanitari, sono state costrette, indotte a fare degli investimenti per tutelare i lavoratori e i clienti. Bene, questi investimenti sono stati fatti. Adesso, siccome gli dai imposte, perché non ti fidi di quello che gli hai imposto? Perché li chiudi? Poi, i controlli, capisco che non ci può essere un carabiniere in ogni portone, non ci può essere un carabiniere in ogni impresa, però sicuramente i controlli andrebbero intensificati e soprattutto andrebbe reso serio il sistema della sanzione, perché se tu fai una sanzione seria, bella, costosa, oppure anche qualche giorno di galera, no? Perché stiamo parlando di attentato, se uno epidemia. L'altro giorno sentivo che c'era uno che passeggiava, sì, non so in quale città, sì, era, sì. Un attentato alla salute pubblica. Era positivo. No, non cioè, so se era normale di testa o meno, però intanto questo era un attentato alla pubblica incolumità. Probabilmente se questa cosa fosse stata meglio impostata ne saremmo usciti. Il problema serio è che le imprese hanno creduto e hanno investito nelle scorte, quindi prodotti di abbigliamento, perché ci sono da fare i regali. Che vuol dire? Che se in queste ore stanno scappando le persone a fare i regali perché poi non possono uscire più, poi ci lamentiamo che c'è l'online. Tutte queste cose disorientano totalmente uno che si alza la mattina e dice: vabbè, che devo fare? Devo comprare per vendere, devo comprare, devo investire per produrre. E questo è un problema molto serio che purtroppo nella seconda ondata, perché noi avevamo già l'esperienza della prima, perché non è che stiamo parlando di una cosa che è successa 2 mesi fa, da marzo sono passati quanti mesi? 9 mesi. Sì, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, 9 mesi. Sono 9 mesi, quindi abbiamo tutto il tempo per farlo. Questo è il problema a livello nazionale, credo. Poi si riverbera sul piano locale. Sul territorio è un problema ancora più serio, perché sul territorio c'è un totale scoramento dal punto di vista imprenditoriale, manca, e lo dico con il dolore, cioè già con lo sconforto nostro, manca proprio il tessuto imprenditoriale. Fateci caso, basta andare a vedere in quelle vie che dicevamo prima del Borgo, sono tutti franchising, sono tutti paesi.
la maggior parte non ci sono più, le famose famiglie dei commercianti, quelle che i decani del commercio ne dominano la stragrande maggioranza, sono investitori legittimamente, nessuno ce l'ha, ci fa ecco, sono investitori che vengono da fuori della città a investire sul tavolo. Votano, stavo dicendo qualcosa? No, stavo dicendo solo, volevo solo aggiungere una cosa, Fabio, ma quando è il turno mio, sempre rispettiamo i turni, no? Ecco, è un discorso più ampio. Maria Antonietta Brigida, abbiamo visto delle misure molto restrittive riguardanti certe categorie, penso, secondo me i più colpiti sono i bar e i ristoranti, in assoluto. Perché comunque alle altre attività si consente di rimanere aperti, però bar e ristoranti per la consumazione, poi lasciamo stare l'asporto, sono terribilmente appunto danneggiati. E come valuta queste misure? Perché poi io vedo negli occhi di queste categorie la disperazione, perché dico, ma questi chiudono alle 6, poi dalle 6 fino alle 8 noi vediamo le strade piene, pensiamo via d'Aquino, tanto per dire, no? Abbiamo visto in questi giorni proprio le gabbie aperte, come si suol dire, il discorso dei controlli certamente va intensificato, si fa quello che si può fare, però sa proprio di beffa, di caricatura, il bar che deve chiudere alle 6, poi si può andare tranquillamente ad acquistare prodotti alimentari, come giusto che sia, per carità, però voglio dire, il bar, il ristorante, con tutte le accortezze dovute, in un bar, in un ristorante, c'è certamente un maggiore controllo, un maggiore distanziamento di quello che c'è in un ipermercato o in un supermercato. C'è, matematicamente, perché nel momento in cui io vado nel supermercato, non parlo degli ipermercati, ma dei supermercati. Ma sa quante volte mi è capitato di vedere davanti, magari quando c'era l'offerta conveniente, le mani, le persone che si buttavano su quello scaffale e lì il distanziamento non esisteva. Via d'Aquino, avete visto in questi giorni che cosa era? Sembrava Hong Kong. E poi a un certo punto il barista dice, ero proprio domenica al bar alle 6:10, dice, signori per cortesia 6:05, signori accomodatevi, devo chiudere. Si vedeva sul suo volto l'amarezza, il senso di impotenza, ecco, provvedimenti ingiusti. Allora, io devo... Scuote la testa, Votano, poi ci dirà perché. Io dico che se noi come associazione siamo stati bravi a far diventare un consumatore consapevole, d'altro canto non siamo stati forse tanto bravi a far diventare cittadini consapevoli, specialmente in questo periodo. Perché se siamo arrivati a questo punto, parto da me, la responsabilità è pure un po' nostra, perché relativamente, non avete colpe. Diciamo relativamente, però voglio dire... E lì hanno sbagliato quando hanno detto liberi tutti, perché non eravamo liberi tutti quando la regione è diventata gialla, che io ho contestato Emiliano dicendo con 1000 morti, con 400 e rotti morti, tu non mi puoi portare una regione come la Puglia, che stavamo in quelle condizioni, stiamo in quelle condizioni, esatto, a regione gialla. Però adesso diventeremo tutti rossi. Allora, non mi piace nemmeno il discorso che ha fatto il sindaco di Milano quando dice, quando ai cittadini tu gli dici che possono andare, il cittadino va. Sì, il cittadino deve andare, ma deve andare con tutte le accortezze, e mi aggancio. La cosa fondamentale che è venuta a mancare è il controllo. Perché se io avessi avuto la multa di 400 euro, beh, me ne sarei vista, no? Ma io vedo per strada le persone, la cosa che mi inorridisce, no? Vedere queste persone con la mascherina in mano. Sì, ma la mascherina portano, qua, la mascherina che sembra, qua. La portano, sì, in mano come, sì, se fosse una borsetta, o addirittura sul braccio, come se fosse la fascia del capello. Okay. Allora, a questo punto, se non volete metterla, vi assumete la responsabilità, non, sì, mettetela, ma proprio, sì, ma camminare così mi sembra, appunto, proprio una caricatura. Quei barristi di Bari, io l'altro giorno ho visto TG3 Regione, no? Quei ristoratori di Bari, quei baristi di Bari hanno detto, se tu ci dai
la possibilità di avere il giusto ristoro, io non apro proprio. È quello che stiamo ho dicendo. Ho detto, io non apro proprio, ma tu mi devi dare il giusto ristoro. Hanno ragione, perché aprire così, che si creano gli assembramenti, non ci prendiamo in giro, davanti ai bar, che tu vai a prenderti il caffè, te lo prendi e poi vai fuori, diciamoci la verità, fuori c'è l'assembramento. Anche perché, chiedo scusa, gli scienziati che dicono il caffè non deve essere consumato nel bar, deve essere consumato fuori, ma neanche più lontano dal bar. Lontano e io che faccio? Mi prendo il caffè, me lo porto, compro sul Ponte Girevole, compro il caffè a Via d'Aquino e mi prendo il caffè freddo a Taranto Vecchia. È tutta una cosa così, è sbagliatissimo. Allora, ora che cosa dobbiamo fare? Noi da parte nostra abbiamo una responsabilità, mi riferisco anche, no? Perché noi una certa, come dire, educazione, tra virgolette, che non è educazione ma una sensibilizzazione almeno ai nostri, no? Ai cittadini che si rivolgono a noi, cerchiamo di farla. Però io credo che dobbiamo diventare, così come siamo diventati resilienti nel lockdown, che abbiamo dato la possibilità ai tanti negozi piccoli di vivere, no? Di vivere, ora dobbiamo avere quella capacità di dire che la salute va di pari passo, non ci può essere salute ed economia di una, no? Cioè non ci può essere economia, non ci può essere salute. Non c'è economia se non c'è salute, se non c'è vita. Niente. Allora cerchiamo di capire come dobbiamo far fronte a questa emergenza. Votano stava scuotendo la testa mentre parlavo, non era un atto involontario, riflesso. Sugli atti coercitivi, come possono essere chiamati, è l'unica maniera per cercare di far capire alle persone, ai ristoratori, ai baristi, ai commercianti, che queste condizioni devono essere rispettate. Ma non devono pagare solo loro? No, ma io mi aggancio al discorso che faceva Paolino. Tutte le imprese, commercianti, aziende, hanno investito denari affinché il protocollo della sicurezza venisse rispettato. Non so, comunque possono essere anche, mi sa, sono stati ispezionati, sì. Ma mi sa che questi costi possono essere dedotti dalla cosa. Quindi questi soldi possono essere dedotti. Quindi voglio dire, per ora è solo un anticipo, però sono soldi che escono. Sì. Sono soldi che escono. Tutte le aziende hanno fatto questo. Cosa va fatto dopo? Deformazione professionale, c'è il controllo. Parliamo di Taranto, non parlo a livello nazionale. Due comunicati a denuncia, firmati ad hoc, che la mancanza, già da quest'estate, mancanza di controlli su assembramenti dovunque e ovunque a qualsiasi orario, con fotografie, testimonianze sugli autobus. Era un macello. È venuto, difatti, Taranto è tra le peggiori d'Italia ora, tra epidemia, tra casi e morti. Quindi il controllo va fatto il controllo. Allora i sindaci sceriffi servono. Il gregge. No, era una battuta, però. No, scusatemi, il gregge. Se si intende sindaco sceriffo, tra virgolette, come persona che fa applicare la legge. Ma non è solo il sindaco, non è il sindaco. Ci sono le altre autorità preposte. Non è, scusate, la responsabilità non è solo allora, dico, il sindaco per dire ha la responsabilità sanitaria. Sì, sua. È il responsabile sanitario. La polizia urbana locale è deputata a controllo dei territori, le altre forze di polizia sono da supporto, non puoi sempre dirottare le forze di polizia di Stato a questi controlli giornalieri. Parlare di altro poi si dimentica quello che si dice. Niente, però le aziende vanno supportate con i ristori, però con i controlli, in modo che tuteli sia il lavoratore dell'azienda sia il cittadino, perché il gregge, queste pastorizie, il gregge se lo lasci libero va via, va tutelato. Comunque, mi permetto di aggiungere. Prego. Non è soltanto bar e ristoranti. Le palestre. No, scusatemi, posso dire una cosa. Le categorie che stanno soffrendo da mesi sono tantissime. Forse facciamo prima dire quelle a parte l'alimentazione. A me è venuto in mente. Noi abbiamo tutto il sistema della vita, sia dalla produzione alla vendita, tutto il sistema del benessere, certo. Può sembrare, l'ho detto prima, ma benessere che è stato chiuso per fino a maggio, sì, le palestre non ha ripreso, ha
la palestra non ha ripreso ferme. Sì, con pochissime. Per esempio, no? Anche i parrucchieri, i barbieri, diciamo la verità. Però le palestre, le palestre, le palestre in cui il distanziamento hanno speso fior di soldi per adeguarsi. E poi sono stati brutalmente, queste attività sono state brutalmente chiuse. Centri sportivi. Sì, ma una categoria che si parla poco è il sistema dell'autoriparazione. Sì. La gente già prima era restia, aspettava forse la tredicesima per aggiustarsi la macchina, ripararsi la macchina. Adesso se basta camminare, vedete, le officine sono chiuse, sono vuote. Eppure sono quelle attività che non sono state mai chiuse. Però faccio una battuta, con lockdown le officine, le macchine non camminavano, è una battuta squallida, però considerate aperte e i ristoranti non battuta squallida. Cioè, sono tantissime le categorie. Allora, che si è trovati impreparati una situazione del genere, come affrontarla, come affrontarla, il fattore economico è evidente. Perché comunque i piani antipandemia devono essere sempre stilati e qui si deve approfondire, perché i piani antipandemia devono esserci sempre, perché abbiamo avuto esperienze passate, SARS, influenza aviaria, Covid, le abbiamo avute, quindi andava solo aggiornato per affrontarlo, solo il fatto economico. Non so perché a livello centrale si è battuta sempre, si è pensato ai monopattini e ai bonus vacanze, quando c'erano delle aziende, no, c'erano... Però tu hai dato il bonus vacanze e poi ti sei lamentato che... Sì, ma anche i monopattini o le biciclette, le aziende, i piccoli commercianti non vendono sempre biciclette e monopattini, i piccoli commercianti. Comunque al momento io mi sento di fare un appello alla coscienza di tutti. Qualora avessimo 100 euro da spendere per il Natale, fatelo nei negozi sotto casa. Fatelo negli artigiani sotto casa, perché un prodotto artigiano è fatto con le mani, è fatto con il cuore, con il sacrificio. Con il sacrificio di persone che la vedete, i lavoratori sono sempre aperti, quindi vedete come lavorano. Sceglietelo voi ovviamente, non è, però, valutate la convenienza. Però spendete sotto casa, perché quell'attività un giorno tornerà a riassumere i nostri ragazzi. Tornerà a illuminare le nostre strade, e se no c'è solo il deserto. Poi ci lamentiamo che la gente da tanto se ne va, i nostri ragazzi se ne vanno, non trovano la fuga dei cervelli. Diamo atto che l'amministrazione comunale in questi ultimi tempi ha messo in opera diversi progetti, quindi diciamo che c'è un'inversione di tendenza rispetto al passato. Tanto a breve avrà un volto diverso e questo non ci può che far piacere. Il problema è che sono progetti molti dei quali sono a lungo termine. Il problema è come riuscire a superare il breve termine. Perché è capace che avremo una bellissima tanto, ma non ci sarà più l'imprenditore, non ci sarà più il negoziante. Quindi noi stiamo facendo questa campagna social, stiamo facendo un po' questo compara artigiano, sono sforzi che si fanno, però mettiamoci veramente la mano sulla coscienza, perché non tutti hanno un posto fisso, non tutti hanno un stipendio garantito, sono tutti lavoratori autonomi che la mattina devono alzare la ferranda, farsi segno della croce per vedere come spaccare il lunario. I tempi duri sono finiti da tantissimo tempo, molte generazioni sono nuove, quindi diciamo c'è questo ricambio generazionale che c'è stato, ha bisogno di essere sostenuto. Chi lo deve sostenere? Come diceva il dottor Abate prima, ci devono pensare le istituzioni locali, ci devono pensare anche le associazioni, ci devono pensare anche i cittadini che devono vivere queste imprese, devono sviluppare, devono pretendere. Se ci sono problemi, le associazioni dei consumatori sono sempre a disposizione, le associazioni di queste imprese sono a disposizione per qualsiasi tipo di contenzioso che può nascere, ma non le abbandoniamo, perché vuol dire abbandonare il patrimonio di una civiltà, perché non esiste
vedete, quando si fa il presepe, no? C'è sempre, quando lo si fa, c'è sempre la bottega, non so se avete, ho sempre riflettuto, effettivamente c'è la grotta e poi la bottega. Ci sono i pastori e gli artigiani. Tanti artigiani. Tanti artigiani. La rotino, quella che filava la latta. È facilissimo comprare le cose che vengono da altri continenti. Saranno sicuramente molto più convenienti dal punto di vista economico, non so fino a che punto dal punto di vista della durata o della funzionalità. Io sono andato l'altro giorno a comprare delle sedie per la struttura televisiva ad IKEA, lo posso dire tranquillamente, vi posso dire, anche perché conoscevo poco IKEA, volevo sperimentare questa realtà, perché bisogna conoscere, no? Aprire gli orizzonti. Una confusione mai vista, bisognava andare col codice, cioè c'era da impazzire letteralmente. Ma che faccio? Ma hai girato prima in città per vedere? No, sono andato ad IKEA per vedere una nuova realtà, avevo visto delle sedie in offerta, devo anche dire che non erano uno di eccezionale, ma al di là di questo, perché nella vita bisogna sperimentare, bisogna provare, no? Se no, di cosa parliamo? Però al di là della qualità, della convenienza, che ci può anche stare, ma proprio nell'acquistare il prodotto devi andare con il codice, devi andarti a trovare, erano delle sedie componibili, quindi con quel codice che hai visto sopra, quel codice devi andare giù a fare la raccolta dei prezzi. E se, dei pezzi, sì. E se poco sbagli, non hai più la torni sedia a casa e ti trovi un sedile per un altro, poi devi ritornare indietro, sì. E insomma, voglio dire, comunque ci sono tante idee per far emergere questa città. Fabio Poverino, ho sentito il suo appello di acquistare delle sedie diverse e mi sono attrezzato anche regalare una conciatura, un taglio, infatti una pettinatura sospesa, noi ecco, anche abbiamo, quello sì, ma questo è quello un che trattamento si... estetico, oppure andare nelle nostre pasticcerie, nei nostri panifici e fornirsi delle specialità, delle tradizioni che sono palesemente differenti, sì, magari non sono uno uguale all'altro, ma questa è la caratteristica dell'artigiano, no? Però vivere al Natale, magari con le tradizioni dell'artigiano, cioè il panettone, perché anche noi abbiamo delle eccellenze che noi lo stiamo facendo. Informatevi. Paolino, per seguire il tuo consiglio anticipato, il famoso pacco di giù, spedito in quello di Udine, dove sta la base mio figlio, erano tutti prodotti artigianali del negozio vicino allo studio di mia moglie, sotto casa. 14 kg di artigianato tarantino sono andati Udine. 14 kg di artigianato e di cuore, soprattutto. Di cuore. Ecco, Maria Antonietta Frigida, abbiamo parlato di giovani, di persone che lasciano il proprio territorio e tentano fortuna altrove. Una volta c'era la tradizione di famiglia, l'artigiano padre che cedeva il testimone all'artigiano figlio. Oggi non c'è più questo, perché magari l'artigiano figlio vede gli sforzi del padre, vede il padre che dopo 40 anni di lavoro e più di 40 anni si trova con con 900 euro miseri, poi magari quello che non fa nulla prende il reddito di cittadinanza e viene equiparato a quello che per 40 anni ha sollevato e chiuso la sala finestra. Per carità, ora aprendo una parentesi, reddito di cittadinanza esiste in altri paesi europei, ma in maniera completamente diversa, dove in paesi in cui effettivamente il soggetto che riceve un sostegno viene impiegato socialmente. Qui abbiamo tenuto più di un anno e mezzo, due anni, queste persone a non fare nulla, non per colpa loro, ma perché prima c'erano le varie figure, no? Non ricordo neanche il nome, come si chiamavano i navigator. Teoricamente, insomma, comunque, vabbè, al di là di questo, però molti, così non divagando, molti figli di artigiani dicono: papà, tu hai una bella attività, hai fatto tanto, io non me la sento. Vanno via, vanno magari al nord, vanno a lavorare in industrie meccaniche, tessili e quant'altro, e lasciano
lasciano Taranto, lasciano la propria terra natia. Ecco, cosa si sente di dire a questi ragazzi, a questi giovani, a questi figli che pure hanno un patrimonio alle spalle, hanno un'eredità che davvero potrebbe essere un punto di riferimento, perché se il padre aveva una non so, una pasticceria avviata, nota, è un peccato anche come patrimonio proprio sociale, certo, del territorio, certo. Però non è facile, perché il figlio vede le condizioni del padre, vede il quadro economico che non è più il boom di una volta, e a un certo punto si scoraggia, dice vabbè, prendo il treno. Una volta si andava con la valigia di cartone, oggi si va col trolley, e prendo l'aereo e vado a fare il metalmeccanico nel nord-est dell'Italia. Allora, noi partiamo dal fatto che in Italia, specialmente nel sud, abbiamo sempre l'idea che il nostro figlio non deve fare quel che abbiamo fatto noi, ma farlo salire, come dire, no? Sì, la scala socialmente. Sociale, la scala sociale. E quindi non c'è mai stata quella vera tradizione, tranne che per poche famiglie che hanno mantenuto questo. Allora, io intanto direi... Il sistema scolastico deve mettere nelle condizioni di creare situazioni di mantenimento di tutte queste maestranze artigianali che stiamo perdendo. Questo lo stiamo perdendo. Allora, se noi abbiamo una tutela rispetto a questo, allora mio figlio lo fa volentieri il pasticciere, come dire, no? Magari andando anche a studiare a Parma, alla scuola superiore di cucina, e poi tornare e lavorare. Ma dobbiamo cambiare mentalità pure noi. Cioè dobbiamo mettere i ragazzi nelle condizioni di dire questa è un'attività che può crescere, e tante li hanno fatto, eh? Cioè noi abbiamo esperienze di cittadini, di artigiani, che grazie all'innesto della nuova generazione si sono anche rigenerati, no? Come dire, le attività artigianali. Ce ne sono di belli esempi, ce ne sono a Taranto, ce ne sono in provincia, ci sono, nella provincia di Taranto ce ne sono tanti, cioè tu vedi che era una vecchia bottega e è diventata adesso una bella cosa. Però ci vogliono il sostegno, la scuola deve mettere a disposizione. Noi a Martino, scusate se faccio questo esempio, i cappottari, ex cappottari, hanno fatto artigiani, la filiera con l'istituto scolastico per mettere l'istituto moda. Noi abbiamo per esempio qui a Taranto, e avviare abbiamo questo, l'indirizzo dell'Archimede, bravissimo, di Alta Sartoria, bravissimo, l'indirizzo nautico, tanti, gli indirizzi meccanici, vari indirizzi, quello che una volta si chiamava il professionale, no? L'istituto professionale. Istituto professionale. Allora, se noi continuiamo a portare avanti questo modo di concepire, non avremo più l'artigiano come quello che era, no? C'era prima, avremo un artigiano qualificato. Voleva dire Votano? No, il discorso importante è quello che ha fatto l'amica Maria Antonietta. Cultura assolutamente legata alle, diciamo, tradizioni di territorio, che possono anche essere variate, però legate appuntamente poi a investire sul ragazzo. Non dico il governo sempre intervenire, ma facilitare comunque questa operazione di mantenimento di artigiani particolari. Taranto poteva essere maestri d'ascia per quanto riguarda... Ecco, mi ha tolto la parola. Maestri d'ascia. E cioè oramai... C'è una realtà tarantina, non so come si chiama. Dietro il gambero, proprio sì, per capire, l'ex gambero. Però io ho avuto vari contatti con i maestri d'ascia, ormai una razza in estinzione, purtroppo. Però vanno... Non è facile, come fai tramandare? Ci vorrebbe anche una cultura del cittadino di avvalersi di questi artigiani per prendere un pezzo pregiato, economicamente, logicamente alto, però la cultura da parte di chi deve fare gli acquisti è giustamente favorire questo ampliamento oppure rinascita di alcune tradizioni oppure di queste maestranze territoriali, assolutamente.
Bene, siamo in conclusione, io vorrei lanciare così un appello intanto a volerci bene, nel senso proprio a voler bene i nostri artigiani, e dicevo volerci bene perché gli artigiani, i piccoli commercianti ci danno tanto in termini di servizi e in termini di sostegno proprio in questi momenti di pandemia, e poi ovviamente un pensiero per queste festività natalizie, sarà un diversamente Natale, con l'augurio però che il 2021 davvero ci porti la speranza. Io sono convinto che i vaccini che inizieranno avranno inizio, ecco, però diciamo poi per il completamento, sì, la piena vaccinazione dell'operazione, arriveremo ad autunno inoltrato, diciamo, certo. Anzi, penso alla vergogna che siamo a dicembre e gran parte dei cittadini pugliesi non possono godere dei vaccini per l'influenza, ma questo è un altro discorso. E allora questo pensiero di resistere, di stringere i denti e di non avvilirsi, perché dopo la tempesta spunta sempre il sole. L'arcobaleno. No, noi non molliamo, non assolutamente. A parte che facciamo questo lavoro, e per noi è una passione. Rappresentare la piccola impresa, la colonna vertebrale dell'Italia, cioè la struttura portante. Immaginiamo che il 97% delle imprese italiane è piccola impresa. Quindi stiamo parlando del nocciolo duro. Non vogliamo su Taranto, perché tanto l'intero territorio di Taranto deve tornare a splendere, non a vivere di assistenza, non a vivere soltanto di monocultura industriale, di quel tipo di industria. Noi dobbiamo tornare a vivere di tutto ciò che è tradizione, tutto ciò che è territorio ci dà. In questo ci dobbiamo vedere il commercio, ci dobbiamo vedere l'artigianato, ci dobbiamo vedere l'agricoltura. Quindi avremo sempre più necessità di avere confronti con chi ci amministra, con chi noi portiamo ad amministrarci, con i nostri rappresentanti territoriali, con i nostri rappresentanti a Roma, con il quale ormai c'è un totale scollamento, cioè purtroppo non abbiamo. Ormai le decisioni vengono prese a Roma e vengono catapultate a Taranto. Con i nostri importanti ruoli, i nostri rappresentanti regionali, abbiamo questi mesi, cioè qualche mese fa sono stati rinnovati, quindi va avviato assolutamente un. I parlamentari non li nomino perché sono scomparsi, lo devo dire, sono scomparsi, non ci sono. Noi non vogliamo. Porteremo avanti queste battaglie per il bene del territorio, per il bene della città di Taranto. Maria Antonietta Brigida, il suo appello, la sua riflessione. Il nostro appello, almeno per quel che ci riguarda, è quello di fare un acquisto, quindi essere un consumatore intelligente, attento e rispettare molto quella che è la produzione locale, senza farsi abbindolare da specchietti per le adorne, perché nella città si trova la qualità e si trova anche la bontà, e poi se si serve di far rinascere questo periodo un po' così. Votano. È il cuore pulsante, il piccolo commerciale, il cuore pulsante, il bisogno di vita, di linfa, di essere aiutato, se si ferma a dare una spinta tipo massaggio cardiaco, facciamo questi esempi, quindi vicini al nostro negozio di vicinato, vicino agli artigiani, vicino alla città, però una cosa, mantenete le distanze, mantenete tutti i provvedimenti per la sicurezza, perché se non facciamo questo, no, se ne esce. Siamo qui sempre a ripetere le stesse cose. Io voglio concludere, proprio mentre parlavamo di questi negozi di vicinato, mi scorrono così, è arrivato un flash nella mia testa, nella mia mente. Io sono nato in Corso Umberto 187, quasi angolo tra Via Crispi, all'altezza di Via Crispi, più o meno, proprio la parte finale di Corso Umberto verso l'Arsenale. Ricordo
quando con affetto c'era il salumiere Giovanni, c'era il gommista Peppino, purtroppo sono passati a miglior vita. E ricordo questo rapporto, ricordo quando la bicicletta si rompeva e si andava dal gommista, ricordo Giovanni quando portava il latte a casa, mio padre, mia zia, mia madre, ricordo queste cose, quindi penso che così con una struggente nostalgia voglio far sì che questi rapporti, non c'è più Giovanni, non c'è più Peppino, ma ci può essere Mario, ci può essere Giuseppe, ci può essere chissà chi. Cerchiamo di creare un rapporto commerciale il più umanizzato possibile, riscopriamo la nostra umanità. Ben venga la tecnologia, ma ricordate che quel PC, che quello smartphone è un nostro strumento, è un nostro schiavo, tra virgolette. Non dobbiamo diventare noi schiavi degli strumenti, degli oggetti, altrimenti veramente andiamo incontro ad un mondo di automi. Io ringrazio intanto Fabio Paolillo come segretario provinciale di Confartigianato Taranto per aver voluto, per aver organizzato e realizzato questa trasmissione, una iniziativa appunto di Confartigianato con il suo canale mediatico web e TV Confa TV. Quindi ringrazio il segretario provinciale di Confartigianato Fabio Paolillo, ringrazio Feder Consumatori con la sua presidente Maria Antonietta Brigida, sempre combattiva, sempre sul fronte, un punto di riferimento. Ringrazio Domenico Votano, presidente provinciale di ADOC, certamente un punto di riferimento per la tutela dei consumatori. E immaginate un po' se queste categorie, quella di Confartigianato, quella di Federconsumatori, quella di ADOC, non esistessero. Beh, io penso che tanti artigiani, tanti consumatori così andrebbero davvero alla deriva. Beh, da parte mia anche gli auguri di un felice Natale, di un sereno Natale. Forse in questo momento difficile si ha anche la possibilità di riscoprire i valori, i sentimenti, quelle cose che spesso diamo per scontate non ci sono. Il compianto professor Vignozzi diceva quando l'ascensore molte volte lo si dà per scontato e quando non funziona che ti rendi conto dell'importanza dell'ascensore. Beh, questo è questa sera è una Marcord, Fabio Paolillo, e tanti sentimenti questa puntata ha evocato in me. Ricordo l'Orzella quando chiudeva le trasmissioni con il pensierino buono della sera, e penso che questo sia il pensierino buono. Una Taranto con i nostri artigiani, con i nostri commercianti, con le nostre botteghe, con la nostra vita, con i nostri ricordi. Alla prossima.